Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati sulla Hostel Vanilla, ovvero la serie Bold Vanilla di questo canale, forse potrebbe essere, non vorrei mica dire. Allora, l'altra volta ho fatto quell'episodio proprio a cavolo, ma cioè non ha fatto il successone, tipo, però stazionario. E dato che io volevo giocare a questa Vini Vanilla, perché volevo andare avanti un pochino a fare le cose, eccoci qua. Ditemi sempre la vostra opinione se mi può piacere questa vanilla. E ho deciso di giocarlo con gli ultimi snapshot. Infatti qui c'è il coso del crafting, tra l'altro, che mi dicevano che c'era, esatto, il bug della bussola. Guarda che figata. Cioè, io praticamente non ho bisogno di craftarmi una bussola, perché dovunque vi giro, tac, io so dove è il mio punto di spawn. Io lo so. Ok. Che è un bug che è insensatissimo, va bene, è già un oggetto che non si usa, vabbè. L'hanno reso ancora più inutile. Poi, ovviamente, il caro letto, ovvero il letto base. Io avevo già fatto il letto blu nella vecchia versione, quindi a me è rimasto il letto rosso. Se l'avessi fatto adesso, sarebbe stato bianco. Niente, una piccola curiosità che se non sapevate, ve la dico me, perché io so le... sono ignorante. Comunque, andiamo avanti. Allora, sto cuocendo un po' di carne. Allora, questo posto onestamente mi piaceva veramente tanto, quindi allora direi, allora, adesso lascio la roba qua, mi salvo le coordinate, ok, salvate. Lascio qui tutto quanto e direi di prendere un po' di materiale, perché se non iniziamo ad avere un po'... A parte che arriva la notte, cavolo, però... Guarda che bello qui, però. Guarda che bello. Che cos'è? Vista mare. Vista mare. Render vista bassa, però rimane vista mare, comunque. Vista mare, qua là c'è la foresta. Là c'è un monte strano. Che cazzo di monte è? Che cacchio di forma ha quel monte? È un monte a rubinetto. Che è sto monte? Un monte cos'è? Sembra... Uno struzzo, sembra. Uno struzzo. C'è pure il becco da strusso. Guarda che... No, un'anatra. Ma è carino il beccuccio, il collo. Ci assomiglia un bel po'. Comunque, io infatti mi sono notato, ho detto che volevo far passare la notte. Vabbè, andiamo avanti, che sennò qua non si avanza. Andiamo a riposare, perché a me la notte non mi piace. Perché l'ultima volta ho provato a passare la notte così, ma sono arrivati i mostri cattivi che mi volevano male. E adesso andiamo a dormire. Passiamo a passare la notte. Ah, Advanced Made Sweet Dream. Oddio, io sono ignorante. A parte che io ce l'ho in inglese, perché a parte che quel coso lì non è tradotto in italiano, quindi sarebbe inutile metterlo in italiano, del tutto inutile. Allora, volevo pigliare un po' di legno, un po' di materiale vario, perché sennò non siamo mica avanti indietro. Cosa piglio? Oh, qui c'è un buco. Andiamo dal buco. Buco. Andiamo un po' di cobblestone. A parte che io ho tutto in cobblestone. Cacchio, me ne faccio da cobblestone. Quindi niente, non prendo più la cobblestone. Cosa si può fare? Ah sì, il legno. Io ragiono sopra le ossa, vabbè. Oggi, voi se non sbaglio questo video non lo vedete il giorno che ho fatto sta cosa che sto per dire, ma pazienza, l'ho fatta oggi, quindi capite già quando è che faccio i video io per prepararmi, perché sennò ho paura di non portare bene le cose. E se lo porto bene le cose non sono contento. Oggi avevo pubblicato sulla pagina di Telegram una cosa, un'idea che avevamo avuto io e Zenka. Ovvero, conoscete tutti la Failcraft? No, la conoscete tutti. Allora, cosa volevamo fare io e Zenka? Ovvero, usare lo stesso pacchetto delle mod. Cioè, a me mi piace onestamente quel pacchetto, anche la Resu Pack mi piace molto. Fare questo bel pacchetto. Grazie per avermi ricordato. Perché non l'ho mai fatto ancora aprire l'inventario, quindi grazie in alto a destra che mi ha passo che devo aprire l'inventario. Quindi, niente, volevo fare una mini survival, non so, su questo modpack, possiamo dire. Ovviamente non c'è Robrine, non c'è sto cavolo di coso fantasma sul gioco. Esiste o non esiste? Me ne frega un cavolo. Comunque, ci piacerebbe tanto farla, ma semplicemente perché ci piacerebbe giocarla a noi. Semplicemente per quello, ci piacerebbe giocherellarci un pochino. E giocarci in vostra compagnia sarebbe ancora più divertente, semplicemente quello. Io sto facendo sta vanilla per giocare un po' con voi, parlare un po' con voi. Ah, se non sbaglio, fammi aprire un attimo qua. Se non sbaglio, uno aveva scritto qualcosa nel video scorso. Fa un po' vedere, momento, perché voi non lo vedete, ma adesso ce vado a vedere, Office al Vanilla. Eccolo qua.
Sì, perché io ho la velocità di connessione pari a quella di un bradipo addormentato. Quindi vediamo un po'. Ecco, la sigla. Mi scusi lei, stavo guardando una cosa. Non si disturba la gente mentre guarda le cose. Può anche morire bruciato una qualche volta, eh. Adesso voglio vedere quanto ci mette. Ah, sciopa! Maledetto. Non voleva sciopare. Ah sì, mi saluti, please. Ti prego. Detan 1. Ok. Ciao. Detan 1. Nartro ha scritto primo. A chi suoi? Io non ho mai detto. C'è un commento da rivedere. Fa vedere se è un commento. Good video. Ah, per spammare. No, loro lo tengo nascosto perché non si può vedere. Ho avuto Detan che ha scritto mi saluti. E dato che io sono una persona educata, saluto. Però magari, adesso io ho salutato così a cavolo. Se volete essere salutati, magari. Io adesso sto girando a prendere ancora un po' di legna, fa mai male. Se volete essere salutati in un prossimo video, scrivetemi cosa potrei fare. Delle idee. Io voglio tante idee qua. Perché non mi piace il fatto che le penso solo io. Perché se le penso solo io, dopo. Saporaccio. Quindi, se mi dite qualche idea voi che vorreste provarsi a fare. Non so, ma cavolate, non so, fatti sta cavolo di casa, fatela sul monte, fatela sul mare, fatela sott'acqua, fatela. Poi decido io se ascoltarvi. E se l'idea è buona, vi saluto al prossimo video. Ditemelo voi, dai, dai, ciao, facciamo così perché siamo più veloci, siamo più precisi, siamo più belati. Questo fiorellino me lo porti, te lo metto qua, così. Ah, ole, la compagnia. Volevo qua c'è il resto della carne. Boh, sinceramente non lo so come posto questo qui per fare la casa. Non mi dispiace, onestamente parlando. Sembra carino. Poi mi piace quel bel monte là. Magari farlo tipo qua sopra, qui così. Non so ancora come farlo, onestamente, la casa. Non so come farla. Però come posto qui non mi dispiace mica, Non mi dispiace. Io direi che qui inizio a dargli una bella accomodata. Ma semplice, semplice. Una bella accomodata. Così. Vedete, non è che mi sto concentrando tanto per trovare qualcosa da fare, così. Sono qua e scava, scava, zitto e scava, 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 zitto e scava. Che adesso hanno fatto anche la ricerca di Dory. L'ho visto, pensavo che fosse una cavolata, invece è stato abbastanza carino come finito, se sono sincero. Pensavo fosse proprio una cavolata, invece è stato un film veramente carino. Voi cosa dite? L'avete visto? Dimmi se l'avete visto. Perché voi tanto parlare con voi, ricordatevi. Voglio tanto sapere, basta opinione, chiacchierare con voi. Perché voi magari dite, ma dai, io sono venuto il TS da te, ma tu non c'eri. Però pesa il culo. Quanto pesa il culo, che peso quasi. Quanto un dirigibile. Ne pesa proprio tanto, tanto. E allora cosa faccio? Faccio così. Vi parlo soprattutto qua. Guardate che bella spianata. Guardate che bella spianata. Beh, non so se fare subito una casa grande o fare una casa scrausa. Sinceramente voglio farmi una bella casa grande, bella, bella, fatta come si deve, come quello comanda. E poi dopo la sistemiamo. Vabbè, magari adesso facciamo intanto la base, qui ho fatto un buco sbagliato. Ho finito il badile. Ho finito il badile! Ho finito il badile! Devo fare un altro badile. Che poi io sono un coglione. Perché cuocio la carne quando c'ho del ferro bello pronto da cuocere che ho preso l'altro episodio? Ma io so proprio. Sono proprio un nabbo, veramente. Sono proprio un nabbo. No, questo posto mi piace proprio per la casa. No, mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace. La farò qui, così. Con vista mare. Magari l'ingresso, ovviamente, non lo faccio vista mare. Lo faccio qua da una parte. No, qua no, perché c'è il. Lo faccio anche qua dietro. C'è un bel piazzale. Un bel piazzale, così lo faccio dietro. Adesso devo studiare come farla la casa. Voglio fare però una cosa fatta bene e carina. Non so, magari ispirata tipo una baita in montagna, visto che siamo in una zona montuosa. Là c'è la neve, là c'è la neve. Magari sì, faccio una cosa così. Semplice, sì. Bella, però carina. Mi piace. Una bella idea, mi piace. Che rompe? Ah, ho fatto un'altra achievement. No, ne faccio un'altra. No, non ne faccio un'altra. Speravo di farne un'altra. Adesso fate il ferro, perché il ferro è più resistente, più figo, più meraviglioso. Anche se mi piace, anche la pietra mi piace. Piace anche la pietra. Comunque, dicevamo. Cosa dicevamo? Mi ricordo più. Ah, sì, il film. La ricerca di Dory. Ma mi piacciono i film della Pixar, onestamente. Li seguo anche parecchio. Qual è il vostro film preferito della Pixar? Mi piace. Ma. Ne ha fatti quasi tutti belli quelli della Pixar. Forse l'unico che non mi è piaciuto è stato Cars. Cioè, Cars proprio mi ha fatto schifo. È stata proprio una cosa fatta per guadagnarsi i soldi. Ma la cosa non mi ha più appunto. Voi per caso avete un film della Pixar che vi piace, che non vi piace? A me piacciono quasi tutti. Quasi tutti.
li bevo bene, me li guardo, me li studio, me li mangio, me li sgarogno, me li sbriciolo. E boh, spianata. Olè, qua adesso studierò off camera come fare la casa e poi dopo la si farà. La si farà, magari avete anche un'idea, scrivetemela anche quella nei commenti come farla. Tutte cose, se volete essere salutati, scrivetemi le vostre idee, cavolo, insomma, le cose, non siete proprio, ma state mica attenti. Una cosa, ammazziamo e berci comodi. Allè, ho fatto un'altra achievement, avventura. Grazie per avermelo detto, perché non lo sapevo che stavo facendo un'avventura, vabbè. Io non le so le cose, non sono ignorante come l'etame nei campi. Ma, allora, praticamente io ho grattato le chiappe per un quarto d'ora. Non è in corso per un'ora. Tu stai fermo. Tu devi morire subito invece. Tu devi morire. No. E gli gratto le chiappe. Allora. Ma a voi sciopare. Mamma. Mi stanno sulle balle sti porci. Non muoiono. Ma che cazzo di porci sono? Ah. Allora. Lei venga qui. No, no, non sia timido. No, non voglio farle del male. Non voglio farle. Ho detto scusi, ho starnutito. Non l'ho fatta apposta. La fa culo. Insomma, se voglio fare un discorso serio, scappa. Vabbè. Comunque, tralasciando il mio cazzeggio totale, prendo un po' di. Sto prendendo semplicemente un po' di cibo. Un po' di cibo. Comunque, niente. Avevo pensato. Non lo so, sinceramente parlando. Qualcosa. Per rendervi più partecipi, stavo pensando. Avevo anche pensato, visto guardando la zona, no? Guardando com'è fatta tutta la zona. Questa grotta che me la sono ricordata l'altra volta. Vedete com'è carina? È una grotta. Però c'è gente dentro. Magari, ecco, ci guardiamo un'altra volta. Comunque, quella grotta lì che è occupata per ora da clandestini. Avevo pensato di fare una cosa. Non so, se mi dite cosa fare, e qui ve l'ho detto, sono molto ispirata alla Road to Diamond, perché le idee mi piacevano molto, io lo dico sempre, quindi non mi dite che copio, faccio il copione, perché io ve l'ho detto che mi ispiro molto a quella serie lì, però non voglio fare tutte le cose uguali, perché voglio che ci sia molto del mio. Allora, cosa voglio fare? Quella grotta là, trasformarla tipo in un tunnel, non so se porta da qualche parte, non l'ho ancora esplorata quella grotta, e dove ci scriverò magari le cose che mi dite voi, o le cose più simpatiche, più allegre, più o le cose che secondo voi potrei fare, robe così, insomma, robe così. E anche uno scopo, sinceramente sto iniziando ad avere qualche idea, stavolta non ha uno scopo questa serie, sto già pensando a qualcosa però, tranquille, sto già pensando a qualche cosa, a qualche cosina. Non ve lascio a bocca asciutta, ditemelo voi. Avete già qualche idea? Io non ne ho idea. Perché sono scarso. Sono uno scarsone. Me lo dicono tutti che sono uno scarsone. Perché prendo la terra con la spada. Sono uno scarsone. Oddio. Non te la faccio. Comunque. A parte mi sembra di essermi svegliato sulla pietra. Ero qua. Se mi sdraio guardo di là. Però ero qua. Vabbè, lasciamo stare perché... Dato che sono una persona furba, sto attento a questi dettagli e non sbaglio. Dunque niente, questo è il posto. Qua si farà la casina. Anzi, facciamo così. Madonna quanta terra. La madonna della terra. Ci può fare un cavolo con la terra. Questo fiore, che è il fiore ci ha accompagnato, ci accompagna sempre, Poppy. Il mio bel fellino. Sono affezionato. Sarà qua. Così. Allora, a simboleggiare questo posto. Questo posto sarà... Vedete che c'è la prima pietra per la costruzione di una casa? Ecco, sarà il fiore della costruzione di una casa. Questo qua, così. Sarà il primo monito per la costruzione della mia casa. Fatta bene, deve essere fatta bene, fatta elegante. Perché sono una persona preziosa che gli piace fare le cose fatte bene. 14 minuti. Farò ancora un po' in bassa compagnia. Quest'albero già è fastidiosissimo. Non fastidioso di più. Quindi lo toglieremo subito. Ecco qua. Metà del lavoro l'ho già fatto. Vedete, sono avanti dietro. No, perché sono avanti dietro. Comunque, vabbè, facciamo le basi, da. Tac, 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 tac. Le basi le ho fatte. Sì, è un quadrato perfettissimo. È un quadrato, cioè, ho lasciato bene qui che cosa ho bevuto per fare un quadrato così fatto bene.
Però guardate, la metto qua sopra così. La scriscia, l'ho fatto così, guarda. Tac, scriscia. Questa sarà la copertina del video di oggi. Quindi, ragazzi, niente. Oggi non abbiamo fatto molto perché non c'era molto da fare. Perché volevo parlare un po' con voi. Volevo dirvi queste due cosettine. Della mia idea qua della grotta e del fatto dei commenti, se volete essere ascoltati nel video. Perché io voglio tanto una vostra mano. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video ricordo di lasciare il pollice su, se non vi è piaciuto questo video vi ricordo di non lasciare il pollice su, commentatelo, dividetelo dovunque, vigliacca di una pecora, anche accesso mi raccomando, e niente, ditemi, se, ve l'ho già detto, hanno ragione quelli che si ripete, quindi vi saluto, buona Pasqua, anche se è passata da un mesetto, e vi saluto, una figura di merda.